un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, oggi qui per raccontare le vostre storie. Ecco questo indirizzo di posta elettronica che vedete, dove inviate i vostri racconti. Il papà di Francesco, lui racconta che suo papà ha vissuto un vero e proprio incubo il 30 giugno del 2008, ecco, è cominciato, lui scrive, l'incubo per mio papà. E lui ci racconta la sua storia. A seguito di una semplice gastroscopia gli viene diagnosticata una neoplasia gastrica e quello stesso giorno, sotto consiglio del suo medico curante, si sottopone ad una ecografia addominale completa. Il responso è devastante. Adenocarcinoma gastrico metastatico al fegato, una sentenza di morte vera e propria, racconta. La diagnosi verrà poi confermata con un attacco con contrasto. A quel punto la famiglia si trova davanti ad una realtà difficile da accettare, una malattia incurabile che secondo la letteratura medica non lascia scampo e che nella migliore delle ipotesi non permette di sopravvivere oltre 2 anni. Nonostante la gravità della situazione, il paziente si sottopone con grande forza a 18 cicli di chemioterapia, prima e dopo un delicato intervento chirurgico durato circa 6 ore. Tutti gli esami diagnostici, le cartelle cliniche e le testimonianze mediche documentano un percorso di cura estenuante, pieno di dolore, pieno di sofferenza. Eppure, contro ogni aspettativa, sono passati tanti anni da quella terribile diagnosi e quest'uomo, racconta Francesco, è ancora vivo. Conduce una vita quasi normale, non mostra segni della malattia che avrebbe dovuto ucciderlo. Tutto questo, racconta il figlio, è grazie al nostro amato San Pio da Pietrelcina, Padre Pio. La svolta è avvenuta in un momento di disperazione quando il figlio, Francesco, sogna Padre Pio in una delle notti più difficili, nel pieno della sofferenza del papà, ormai in procinto di lasciare questa vita. Il sogno non viene rivelato a nessuno per anni, finché un esame PET non evidenzia un risultato sorprendente, l'assenza di traccia di malattia. Solo allora, spinto dalla commozione, Francesco si confida con la sua compagna. Nel sogno Padre Pio appare nel garage della nonna paterna, in un luogo ben conosciuto dal papà, dove aveva custodito la sua auto per 20 anni. Con un volto sereno, un sorriso rassicurante, Padre Pio si è avvicinato e ha un grande fusto di acciaio, versando dell'olio d'oliva da un contenitore più grande ad uno più piccolo. Il figlio, con il cuore in gola, gli dice: «Mio papà è ammalato». E Padre Pio, con uno sguardo penetrante, annuisce e sembra dirgli con i suoi occhi: «Lo so, non ti preoccupare». Ecco, quello sguardo, quella calma, quella sicurezza, racconta Francesco, in quel sogno che mi ha trasmesso Padre Pio è stata incredibile. Mi sono svegliato con la certezza che tutto sarebbe andato bene, lo ricorda oggi, dopo che sono passati tanti anni, con grande commozione. E il 29 ottobre del 2011 finalmente padre e figlio arrivano qui a San Giovanni Rotondo per ringraziare personalmente Padre Pio. È stato un momento di grande emozione per tutta la nostra famiglia che non ha mai smesso di essere devota a San Pio. Non smetteremo mai di ringraziarlo, conclude così la sua mail Francesco.